Presidente, un'iniziativa importante pensata con l'ASL Itermo per promuovere, insomma, le vaccinazioni e regalare anche dei biglietti. Il fine è sicuramente quello di stimolare la diffusione della vaccinazione, perché riteniamo che, anzi siamo non convinti che con l'immunità di gregge si possa veramente sconfiggere questo coronavirus. L'iniziativa pensata dal Teramo con l'ASL locale verte appunto sul regalare due biglietti fino al 13 settembre per coloro che dai 12 ai 26 anni si vaccineranno presso gli hub della provincia teramana. Abbiamo colto anche questa occasione per poter dare uno stimolo in più ai ragazzi, gli abbiamo offerto la tribuna proprio perché riteniamo che sia un momento in cui anche la squadra di calcio della città debba fare la sua parte. Il direttore in conferenza ha parlato comunque di persone che ancora non si sottopongono alla vaccinazione e potrebbero essere un fattore di rischio per il prossimo autunno. Il virus circa maggiormente nelle persone non vaccinate, ma il dato più significativo è un altro, è quello dei ricoverati nelle malattie infettive e quello dei pazienti di rianimazione. A Teramo noi non abbiamo nessuna terapia intensiva, abbiamo 16 ricoverati e di questi il 90% sono persone che non si sono vaccinate e che hanno una polmonite, e anche tutti quelli che a livello regionale sono in terapia intensiva sono tutte persone non vaccinate o vaccinate con una dose sola. Questo è il dato più importante e significativo, che poi il virus circola, lo sappiamo, continuerà a circolare probabilmente, però la vaccinazione ti protegge dalla polmonite e ti protegge dalla rianimazione. Sono poche attualmente le prenotazioni negli hub vaccinali della provincia di Teramo, però c'è un flusso costante quotidiano. Sì, c'è questo calo, diciamo, sulle prenotazioni a livello provinciale ma anche a livello regionale, però c'è un flusso costante sulla vaccinazione, nel senso che noi ogni giorno abbiamo sempre dalle 300 a Teramo 400-500 persone che si vengono a vaccinare spontaneamente, e di queste 400-500 la metà sono giovani. Quindi il dato importante è che ci sono i giovani, e tant'è che noi abbiamo raggiunto il 100% delle vaccinazioni nella categoria 17-19 e il 71% nella categoria 12-17, quindi dati importanti, numeri importanti. Si inizia a parlare anche di terza dose in Abruzzo, come ci si muoverà? Ci sarà un'attività sicuramente di razionalizzazione degli hub, perché questo è normale. Ci saranno i medici di medicina generale che dovranno vaccinare, i farmacisti che dovranno continuare a vaccinare, anche le aziende. È chiaro che noi dovremo accompagnare questa vaccinazione, stiamo lavorando insieme all'assessore Verì, che ci segue sempre molto da vicino, e insieme ai direttori generali stiamo lavorando su una nuova rete.